Alla fine sono oltre 800 le firme che sono state raccolte in quella che è stata una vera e propria maratona intrapresa dal consigliere comunale Davide Pieruccini nei giorni scorsi. Grazie all'aiuto e alla presenza di Lidia Perotti, giovane attiva collega di Pieruccini sugli scranni dell'opposizione, dei volontari Carla Granpioggia e Filippo Alossa, l'obiettivo non solo di sostenere attivamente la richiesta di riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Quarnier, ma anche di smuovere le coscienze dei canavesani, è stato centrato. Con una postazione allestita in uno dei piazzali antistanti il nosocomio Alto Canavesano, fornita di gazebo, tenda, tavole e sedie, Pieruccini da venerdì a domenica ha cercato ancora una volta di far capire l'importanza di un presidio ospedaliero, che è da sempre punto di riferimento per migliaia di persone. Soddisfatto, il capogruppo di Quarnier c'è, consapevole che per qualcuno tutto ciò è una piccola goccia in un mare enorme, ma, ha commentato, noi crediamo che invece sia la dimostrazione che i canavesani vogliono esprimere liberamente il proprio pensiero e ribadire che il pronto soccorso di Quarnier è un bene fondamentale per il territorio.